Raga, allora ho le lacrime agli occhi e purtroppo questo vlog non sarà con la reflex ma col cellulare per motivi ovvi. Forse succederà la cosa più bella che mi sia mai successa, cioè è una cosa che desidero da quando sono nata e forse è arrivato il momento giusto. Quindi sono emozionatissima e sono emozionata anche perché questo video sarà il modo, se succederà questa cosa, di dirlo a mia mamma. Perché io non glielo dirò, glielo comunicherò tramite questo video. Quindi quando lei vedrà questo video su YouTube capirà quello che ho fatto e quello che è successo. Raga, madonna, cioè, io sono troppo felice. Se dovesse succedere io sparisco, cioè io raga, madonna, esplodo, faccio qualcosa, non lo so. È un sogno che si avvera, io. Madonna, io sono troppo felice, raga. È domenica e finalmente è il grande giorno. Io spero che vada tutto bene. Dai, sono troppo felice. Adesso mangiamo con tutti i miei parenti, anche perché oggi è il giorno della mamma, della festa della mamma, e io diventerò tipo mamma. E questa cosa è strana, è bellissima. Sempre se andrà tutto bene, io spero di sì. Ve ne parlerò meglio più tardi, diciamo. Magari in un prossimo video. Della cosa bellissima che sta per succedere, dopodiché andrò a Cosenza con Antonio e lì scoprirete cosa è venuto in macchina con me. Raga, è il giorno più bello della mia vita, sto tipo per piangere. Sono arrivata finalmente a casa a Cosenza. E sì, da come avrete capito, uno dei cuccioli che sono stati abbandonati davanti a casa del mio fidanzato, che è stato poi lui, diciamo, cioè senza di lui il mio sogno non si sarebbe avverato. Insomma, un cucciolo di questi ho deciso di adottarlo io. E ancora i miei genitori non sanno niente, quindi sono appena arrivata in camera. E lui è lì che sta riposando nella cuccia, però la cuccia poi la metto fuori, anche se lui rimarrà appunto dentro. E dopodomani lo porto dal veterinario e niente, sono troppo felice, raga. Hai paura di scendere il gradino? Vieni! Guarda che puoi venire! Vieni! Non succede niente! Colino? Dai, dai, su! Piano piano, piano piano! Sì, bravo! Bravo! Bravissimo! Ecco qua, basta! Pupi, hai visto com'è dolce? Bellissimo! Portalo qua, poi quando c'è. Mamma, ti volevo dire, Ok.
Ti volevo dire che ovviamente questo cane è mio e di Romolo e quindi ovviamente nel momento in cui io scendo per l'estate, per Natale, eccetera, eccetera, sta a casa di Romolo col suo cane. Ma questo era ovvio, Vabbè, un'indicazione. ti volevo solo tranquillizzare, non ma capito. Ma non mi sono agitata minimamente perché so che non l'avresti mai fatto. Però non sei felice per me, Sinceramente. guarda, finalmente ho coronato il mio sogno, guarda. Che carino. È carina, Va è una bene. E scusami, femminuccia. chi te l'ha contato? Ieri siamo. Mamma, ieri non puoi capire casino che è successo con Antonio. L'abbiamo portato in macchina. Ti devo lasciare. Va bene, ok, Ciao Ari. ciao. Raga, sono una cretina. Praticamente ho fatto a mia mamma uno scherzo in cui doveva dirmi qual era la cosa vera fra tre false. E sostanzialmente non ho registrato. Pensavo di registrare, invece non ho registrato. E alla fine, quando io ho detto che avevo un cane, lei tipo ha fatto una reazione bellissima. Però, raga, io pensavo mi chiudesse in faccia. Invece era felicissima. Cioè, perché ovviamente sa che nel momento in cui ci sono le vacanze, io lo porto da Romolo e non a casa mia. Raga, era felicissima mia madre. Cioè, non capisco come sia possibile. Però, vabbè. E niente, questo video termina qui. Madonna mia, raga, sono troppo felice. Voi non avete idea, purtroppo è un cucciolo e quindi dorme appunto dalle 18 alle 20 ore ancora perché li hanno abbandonati. E niente, non è che c'è la mamma ad accudirli, ci sono io. E infatti si è affezionato un po' troppo a me. Comunque è una femminuccia, io pensavo fosse maschio, invece è femmina. Quindi se vedete storie in cui io la chiamavo Balto perché pensavo fosse maschio, è. Si sarebbe chiamato Balto, ma è femmina e quindi ancora non so come chiamarla perché l'ho scoperto 10 minuti fa. Niente, comunque sono felicissima della reazione di mia mamma. Mio fratello già lo sapeva, ovviamente. E raga, un cucciolo, il mio sogno si è avverato. Tutto questo è grazie a Romolo e anche alla mia forza di volontà. E seguite sempre i vostri sogni, che siano trovare un fiore particolare o andare sulla luna. Un bacio, ciao! Ti ho offeso. Sì. Ah, le mangi pure guardandomi. Proprio con aria di sfida, ma allora sei proprio un lupo, sei. Basta! No!